Voi maschi non sapete cosa significhi subire un abbordaggio. Oh, povera me. Sono una bella ragazza e tutti i ragazzi vogliono offrirmi da bere e fare sesso con me. Oh, povera me. Posso bere golosi drink rosa con pezzi di frutta che anche i maschi vorrebbero tanto ma non possono ordinare. Sono deliziosi. Oh, per la miseria. La libertà ha un sapore così dolce. Ehi, tu fai palestra? A dire il vero sì. Ti ringrazio di averlo notato. E complimenti per come ti tieni in forma. Faccio del mio meglio. Senti, vuoi ballare? Sai, sono davvero molto lusingato. E tu sei decisamente un bel ragazzo. Ma lei è la mia fidanzata. Scusatemi, è che ho visto il tuo drink. No, allora... no, lo stavo solo assaggiando. In realtà è suo. Non è vero. Vabbè, tu vuoi ballare? Oh, sono etero anch'io, ma ti ringrazio dell'interessamento e dell'attenzione dedicata al mio corpo. Beh, visto? Essere abbordato è piacevole. Intanto ti senti lusingato e la tua dignità resta intatta. Ehi, che bel maglioncino che hai. Wow, ti piace sul serio, vero? Non lo dici per guardarmi le tette o altro? Io mi chiamo Gay Ken, fa un po' tu. Oh, adoro questo posto, dai, balliamo! E nessuno ci palperà! Grazie! Ammazza! Ti ringrazio! Siamo fighi! Da morire! Ehi, noi tre siamo proprio un bel sandwich. Senti, in questo momento siamo presi da una cosa fra noi due. Oh sì, anch'io voglio farmi prendere. Ma perché due maschi etero in una discoteca gay devono essere continuamente importunati? Allora come va? Gradite sempre le attenzioni degli uomini? Ci hanno abbordati in 8 e in 10 minuti e tutti ci guardano il pacco prima che in faccia. Non sono mai quelli carini, ma solo i cessi, che rabbia! A quanto pare hanno imparato la lezione. Non hai voglia di essere abbordato? Sì, andiamo in un bar di camionisti.